Torna il sorriso in casa sacrata, dopo due sconfitte finalmente arriva ai primi due punti, una bellissima partita qui a San Severino, qui con noi l'assistente Emanuele Bevilacqua. Sì, finalmente, dopo tanto lavoro, diciamo, è arrivato il giusto risultato. Eravamo fiduciosi perché anche nelle prime partite avevamo visto delle buone prestazioni che non erano state premiate nei minuti finali nella prima partita e per la troppa differenza tecnica nella seconda. Però è stata una settimana difficile, ma i ragazzi hanno lavorato veramente sodo in palestra e infatti oggi i risultati si sono visti. I risultati si sono visti, li abbiamo visti, quindi potete rivederli sul nostro sito. Allora, prossima partita, ospiterete l'Ascoli. Sì, una formazione molto giovane come noi, che per la prima volta fa la Serie D, visto che l'unione di due società che stavano in promozione e in Serie C. Sarà una partita molto difficile. Speriamo anche di avere la squadra al completo, di recuperare qualche infortunato già E chi ci oggi. abbiamo, scusa, infortunati? In questo momento fuori ci sono ancora Pompozzi, Angelici e Leoni, solo che Leoni se ne riparlerà forse per fine novembre, forse. Comunque sia, se la prestazione che riusciremo a fare sarà simile a quella di oggi, abbiamo buone probabilità di farcela anche sabato, insomma. Ok, allora in bocca al lupo per sabato, e in bocca al lupo per tutto il campionato e soprattutto per questi tre ragazzi che si devono rimettere presto. Crebbi, un grosso in bocca al lupo anche da parte nostra a loro. Grazie, Manuel. Grazie a te.